Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi vi presenteremo il Poliambulatorio Medical Center che si trova nella città di Arpino in provincia di Frosinone. Per farlo abbiamo come ospite il direttore amministrativo, il dottor Carmine Antonangelo. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera Nina. Voglio ringraziare innanzitutto tutti voi, in particolar modo il direttore di Odeon TV, per avermi dato la possibilità di questo intervento. Grazie dottore. Quindi tornando all'argomento di oggi, quindi alla presentazione del Medical Center Poliambulatorio, dove si trova e come nasce il suo poliambulatorio, dottore? Allora, diciamo che il presidio sanitario di cui sono il direttore amministrativo si trova ad Arpino in contrada Collegadino 126. Il direttore sanitario è il dottor Simeone Orlando Raffaele. E come nasce? Nasce dalla consapevolezza della necessità di assicurare ai cittadini del territorio un'assistenza sanitaria privata, il più possibile specialistica e anche convenzionata con le maggiori assicurazioni. Benissimo. Dottore, quali sono gli obiettivi che vi siete proposti di raggiungere? Diciamo che l'obiettivo prioritario è stato proprio quello di far diventare il presidio sanitario, il poliambulatorio, un punto di riferimento territoriale per un'ampia gamma di attività sanitarie, tese alla tutela della salute in generale, ad una diagnosi tempestiva, alla terapia mirata e al benessere generale della persona, del paziente. Dottore, in che modo quindi riuscite ad assicurare questi aspetti che lei ci ha appena descritto ai vostri pazienti? Diciamo con la garanzia di una buona qualità delle prestazioni erogate, della soddisfazione del cliente, dall'equità delle tariffe e dall'accoglienza professionale di tutto il team sanitario presente nel poliambulatorio. Quali sono, dottore, le strategie quindi che avete adottato? La strategia che ho adottato è una strategia di marketing. I miei sforzi, gli sforzi dei miei collaboratori, di tutto il personale sanitario presente nella struttura sono finalizzati ad acquisire sempre nuovi pazienti e a garantire agli attuali il miglior servizio possibile. Puntando su che cosa? Puntando sulla qualità degli specialisti, ottimizzando sempre la patient satisfaction. Come definisce il dottor Antonangelo la strategia di marketing? Diciamo che nella definizione di una strategia di marketing è prioritario sviluppare un percorso analitico e quindi stabilire gli obiettivi da raggiungere. Ecco dottore, per riuscire a dare qualche informazione in più a tutte le persone che ci stanno seguendo, quali sono le specializzazioni che sono presenti dentro il Poliambulatorio Medical Center? Ci sono diverse specializzazioni, riguardano la cardiologia, la chirurgia vascolare, l'urologia, l'ostetricia e la ginecologia, l'endocrinologia, la reumatologia, la dermatologia, la neurologia, la neurochirurgia, la fisiatria, l'ematologia, la psichiatria, la medicina interna, la chirurgia plastica ricostruttiva e la dietologia, nonché anche l'odontoiatria, perché internamente abbiamo anche un ambulatorio odontoiatrico. Per quanto riguarda proprio l'ambulatorio odontoiatrico, bisogna dire che il responsabile è il professor dottor Roberto Spina, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, e offriamo diversi servizi. Quali sono questi servizi odontoiatrici? La conservativa, l'endodonzia, l'ortodonzia fissa e mobile Invisalign, l'implantologia, la parodontologia, la protesi fissa e mobile, la ionoforesi dentale, l'ozonoterapia e anche la sedazione cosciente.
Benissimo, fra l'altro noi abbiamo anche avuto il piacere di conoscere personalmente il professor Rassina, che è stato ospite nostro a proposito dell'odontoiatria. Dottor Sì. Antonangelo, io la ringrazio per averci presentato il Poliambulatorio Medical Center e le do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, dottore. Grazie a voi ancora della cortesia, grazie. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.